Buongiorno. Si vedono le braccia. Anzi, buonasera. Cazzo, buongiorno, sono le 5. Un pomeriggio. Sì, tutto a posto. E non rompete i coglioni. Adesso vediamo un po' anche se oggi mi bannano per copyright, ma non credo. Ho cercato roba a royalty free. Come va? Come state? Come state passando questa domenica uggiosa da noi? Tanto sembra sia tutto a posto. Dovrei aver sistemato tutto, quindi dovremmo poter iniziare subito praticamente oggi. Oggi c'ho una demo. Finalmente, stavolta ce l'ho fatta, almeno portare un'altra robina. Iniziamo con quella e poi si passa ai heavy metal e continuiamo. Per una roba leggera, dovrebbe essere easy il gioco tranquillamente. Tanto mi sono mangiato un Boero. Se il signor Boero vuole sponsorizzare e mandarmi la scorta, io non rifiuto. Ok, diamo la musica e direi di avviare il giochino. Lo mostro. Ok, passiamo. Oh, eccoci. Ok, il gioco di oggi, Sheep, da qui il titolo. Gioco appunto dell'Empire Interactive Mansai Productions, che non so che compagnie siano perché poi manco Wikipedia ha trovato nulla. È un gioco puzzle game, rompicapo, dove dovremo cercare di, diciamo, salvare più pecore possibili. Da quel che ho letto, dovrebbe essere ispirato a Lemmings, che non ho mai giocato, quindi quello non ho la minima idea. E questo gioco è stato portato sia su PC che PlayStation 1. Avevo il gioco completo da qualche parte, ma probabilmente l'ho perso e devo provare a frugare un po', quindi c'ho la demo oggi, fatevela bastare, però dovrebbe bastare avanzare. Mi fa ridere una roba, anzi, mi fa ridere che sul monitor principale ce l'ho così, che in 6:40 e non puoi fare altrimenti, perché la demo a quanto pare sono stronzi e hanno detto facciamolo alla minima risoluzione possibile così mi escono gli occhi, e quindi probabilmente giocherò guardando direttamente Streamlabs. Così. Oggi pazzerello. Così. E niente. Tanto sto ipotizzando di fare una roba. Intanto avviamolo. E qui carica. Sto ipotizzando una roba particolare. Riuscire a passare direttamente da PC fisso. Un altro, che c'ho vecchiotto. Mettere i giochi lì, così da risolvere tutti i cazzi di compatibilità, eccetera. E dovrei sfruttare una vecchia scheda di acquisizione che aveva comprato mio padre per poter streamare. Però devo comprare dei pezzi per adattare i cavi e i cazzi. Quindi per ora è un'idea, poi capiamo più avanti. Oh. Allora, tanto configurazione appunto non possiamo farci un cazzo, quindi direi di passare direttamente al gioco. Il volume sembra abbastanza giusto. Ciao Giusertino, buonasera. Ok, quindi abbiamo questi personaggi che possiamo utilizzare. Non ho idea perché non me lo ricordo se abbiamo delle differenze l'uno con l'altro, ma la demo c'ha solo questa e io direi di andare con questa qui.
intro non necessaria, almeno non con quello stile, però va bene. Questi dovrebbero essere i vari mondi, appunto i vari livelli dove si può andare, però noi abbiamo solo questo Polygon Farm, quindi andiamo su questo. È diviso in questi qua, appunto, ecco gli obiettivi. Salva 10 pecore in 4 minuti. Stessa cosa per gli altri, ma credo che l'unico disponibile sia questo per la demo. Quindi proviamo questo e poi eventualmente si prova con gli altri. Magari si sbloccano col tempo. Dopo aver tolto questo gioco, ci giocavo da piccolo. Poco fa, quando stavo frugando tra il demo, l'ho intravisto. Quindi l'ho associato subito il nome e l'ho installato perché sapevo già di cosa si trattava. Avevo il gioco completo, però devo frugare da qualche parte per vedere se ce l'ho ancora. Non so se l'ho perso o cosa. Comunque, non so se hai perso l'intro, ma appunto, l'obiettivo è salvare le pecore. Poi sono vari tipi di pecore, ma ne abbiamo quella base. E quindi direi di iniziare. Tanto, aspettatemi con una robina. Ok. Scusate, è una cazzata tecnica che mi sta irritando. Pecore sferidali, esatto. Ok, dai, lasciamo così. Ok, quindi, vabbè, qui in breve spiega i comandi, ma dovrebbe essere appunto le frecce per muoversi. L'alt per attivare vari marchingegni. Per recitare Dark Souls. Face Shout. Ah, ok, penso sia per raccogliere, per grabbare le pecore. Shift Run e tab la mappa. Vabbè, mouse per. Che cazzo di tasti ha? Perché non me lo ricordavo così complesso? Perché? Aspettate. Se no, non sono incentrato. Che cazzo di problemi ha, dicevo, i comandi? Activate through. Vabbè, facciamo una roba. Giochiamolo, più vaffanculo. Allora, noi siamo stati zia qua. Tutto pre-renderizzato come i bei giochi da PC dei tempi. E direi che praticamente queste sono le pecore che si muovono in automatico. Dobbiamo evitare che si ammazzino con le varie cose della mappa. Get moving, ok. Adesso, questa roba rossa è una roba che possono interagire le pecore. Infatti, come è successo adesso, loro ci sono passate, è caduto. Dove sono caduti tutte le matasse di paglia e ha liberato anche le altre pecore. Quindi man mano, appunto, facendo delle cose, riesci a liberarne altre e poi quando riescono ad andare assieme rimangono tutte appunto accomunate, quindi seguono una con l'altra. Quindi basta che ne fai dirigere una e via. Il problema dei comandi, comunque la difficoltà, è che appunto tu ti avvicini e loro scappano in quella direzione, però è un casino. Adesso c'è il rischio che vengano messe sotto da questo trattore, da questi due trattori. Qua credo che non ci passino, che avevo provato. Ecco, vabbè, mi ha preso un tipo collezionabile, un extra. C'è il tempo, come infatti era negli obiettivi iniziali. Poi c'è sto qua che penso che le ammazzi, se le vede. Ok, picchia anche noi. Un toro, credo, dal verso. Adesso vediamo un po' se riusciamo farle andare avanti senza che ce le ammazzi. Vediamo un po'. Ok, questa cosa non me la ricordavo. Carina. Che passano nella tinta e si colorano. Sì, è molto carino. Era molto bellino. Ci passavo volentieri molto tempo. Ah, ok, figo. Con la radio ci inseguono loro. Queste piattaforme mi sa che le fanno saltare. Esatto. Così, mettiamo sotto la gente, a caso. No, merda, li ho persi, aspetta. Meno male che poi non scappano. E da qui? Questa è la consegna? No. Ce le uccide. No, 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 ferma, ferma. Merda. Sì, perché appunto il problema è che possono morire le pecore. Quindi se non è. Non riusciamo a recuperarne abbastanza per il livello, siamo nella merda. Ecco, tipo là in alto a destra ce n'erano altre. Vediamo intanto. Se riesco a. Oh, no, sono un casino, sti comandi.
Vediamo se è qua che devono andare. Non me lo ricordo. No, questi silos le lanciano via di nuovo. Ah, bene. No, dove cazzo state andando? Scendete giù. Ok, qua cazzo dice. Ah, ok, dobbiamo andare dall'altro lato per aprirli. Vai, speedrun, perché abbiamo 4 minuti e basta. Ahia. Che dice? Ah, ok, niente, ci dice di far andare le pecore, cioè di andare su quel pulsante, ma ci servono le pecore per liberarlo, per sbloccarlo. Vediamo intanto se riusciamo a aprire. Cancelli. Com'era il pulsante? Quale cazzo era? Io faccio il togo, il figo, però poi mi dimentico i tasti. Che era alt. Aspettiamo se... No, fermene! No, 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 scappate, scappate, via, 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 via. Niente. Ah, ecco. Con alt le tiriamo su. E lui ce le butta giù, quindi. È pochissimo il tempo, il problema è anche quello. Vediamo un po'. Merda! Basta una, dai! Vediamo un po' che cazzo succede. Dai! Merda, no, devono andarci loro. Niente. Abbiamo perso. Vai, riproviamo. Almeno adesso ci siamo fatti un'idea generale di che cazzo dobbiamo fare. Adesso me lo ricordo fino a un certo punto. Via. Speedrun, via. Platiniamo la demo. Allora, alto, ok, space, drop suite, ah, space forse era, ok, shoot, l'ho visto perché ha urlato tipo e sono spaventato e sono andati via, forse drop suite, puoi prendere le caramelle così le attiri, left mouse run, non l'ho usato il mouse, quindi, niente, no, puoi giocare anche col mouse, mi sa, semplicemente, ma preferisco la tastiera, ah, ecco dove volevo portarle, questo furgone nero che c'è in basso, ecco cosa serviva. Il pulsante, ci avevamo quasi fatta quindi. Sì, comunque, molto bellino. Sta proprio gioco leggero. Sì, stavo pensando. Ripeto, ho detto che vorresti fare Death Door Blind. Sì, diciamo che è uno dei giochi possibili che potrei giocare qua in live. Perché appunto volevo giocarlo, però poi non l'ho mai iniziato. Quindi ho detto, ma magari è bellino da vedere. Capiamo un po' se posso approfittarne in modo tale che poi almeno lo porto anche in live il mercoledì, visto che non saprei neanche cos'altro portare, perché Shivari lo droppo perché non ho voglia di incazzarmi ulteriormente. Next Born From Hell lo continuiamo, ma no, quello ci sta la prima mezz'oretta, oretto, e poi devo trovare qualcos'altro. Aia, no, 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 via, 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 via. Minchia il pelo. E quindi ho messo quelle tre proposte appunto sul gruppo Telegram, che a proposito, ne approfitto per condividere il gruppo Telegram dove metto le notifiche delle live, delle anticipazioni come oggi, lo dico per chi sta seguendo in past, e mettete il follow, voi che siete in past, che io vi vedo che siete tanti ma non segue un cazzo di nessuno, non vi capisco. Lo condivido subito, visto che questa volta... Lo so fare in fretta. E andiamo subito avanti. E per quanto riguarda i giochi, appunto, così il mercoledì abbiamo Nightmare From Hell all'inizio. Intanto ecco il link. E poi un altro gioco, in modo tale che sappiamo già cosa giocare. E sono sicuro anche che non mi incazzo più di tanto. Perlomeno è un gioco che mi interessa portare avanti. Quindi lo gioco volentieri. Piuttosto che bestemmiare e basta per il meme. Ok, riprendiamo. Quindi capiamo. Se ho visto che il sondaggio l'hanno visto più o meno tutti, ma ho lasciato un po' di tempo per capire se qualcuno è indeciso o meno, perché io non lo vedo il voto per il momento, credo lo vedrò soltanto a termine del sondaggio. E appunto, quando chiuderò il sondaggio, farò sapere cosa ne è uscito fuori e poi farò di conseguenza. Poi prossima settimana, appunto mercoledì, molto probabilmente non ci sono. Quindi capiamo se fare domani o meno. Merda, li stanno tutti buttando giù. Adesso vediamo perché non saprei. Faccio sapere comunque sempre sul gruppo Telegram, quindi andate a seguirlo, fammi in past.
Ok, ce l'abbiamo fatta. E pulsante. Ah, quindi una la perdiamo. Ok, via. Ok, 10 pecore le abbiamo ottenute intanto. Quindi il livello dovrebbe essere a posto. Questa, non ci possiamo fare niente. Ah, no, niente. Recuperiamo così. Va bene. Press. No, voglio provare a prenderle altre, dai. Andiamo un po' se riusciamo a recuperarne altre. Comunque, faccio sapere se domani faccio qualcosa. Ah, eccole le caramelle. Così mi seguono. Nel caso farò comunque, cioè termino il sondaggio in anticipo e faccio il gioco che è stato votato di più. E alla fine tutti e tre sono giochi che volevo iniziare prima o poi, ma poi non l'ho mai fatto, quindi ne sto approfittando anche per quello. Giochi a loro modo interessanti alla fine. Su, veloci, veloci. Così abbiamo portato tutte e 20. Se non sbaglio, infatti, in alto a sinistra sono le pecore nella mappa e quelle verde sono quelle che abbiamo già salvato. Ok, via. Press activate. Ok, cosa. Ah, ok, posto. Ce l'abbiamo fatta. Non capivo il tasto. Sarebbe una bastardata se ti facesse perdere livello solo perché non hai premuto Activate alla fine. Ok, le pecore salvate, perfect bonus, vai, continuiamo. Boy, regga. Ah, posto. Palesemente falsi, sti. Sì, high score. I punteggi. Ah, così. Ok, quindi non ci sono altre mappe. Mi sa di no. Quindi demo super corta, giusto per dire questo è il gioco. Ma direi di fare in altri 5 minuti che voglio esplorarmi la mappa, che magari c'è l'altra roba carina che ci siamo persi. Poi lo chiudo e iniziamo con i Fee Metal direttamente. Vai, le ignoro le pecore, vediamo un po' cosa c'è. Sì, molto piccola, non me l'aspettavo. Vediamo se qua moriamo. No, meno noi no. Qua ci metto sotto le balle di fieno. Però diciamo che è molto carino comunque come gioco per chillare un pochino. Sicuramente bestemmieremo un casino, io soprattutto chiaramente. Se prendessi il gioco completo. Perché sicuramente moriranno in continuazione in modi più sbagliati le pecore. Quindi le perderemo. Oh, mi sa che in realtà il livello era tutto questo. Non credo ci sia altro. Va bene. Ah, direi di chiuderlo. Mi è piaciuto, sinceramente. Spero sia stato carino anche da vedere. Ciao pizza, benvenuto. Ti sei appena perso la demo di oggi. Sì, perché non so se lo conosci, ma è un gioco puzzle game, rompicapo, appunto. Dove l'obiettivo è salvare. Cioè, tu hai uno dei quattro personaggi che fanno da pastori e devi salvare queste pecore. Portandole su un furgoncino che le porterà via. Però possono morire in mille modi diversi. No, non sono pecore sarde. Infatti il titolo l'ho scritto apposta. Anche se potrebbe essere in un modo parallelo. Adesso direi che mi sposto un attimo e vado in bagno. E iniziamo subito poi con Heavy Metal, così lo continuiamo e andiamo avanti, che sono curioso di sapere dove andrà a parare poi quel gioco. Quindi, fra pochissimo.
Ok, eccoci. Metto la schermata giusta. Subito. Ma che cazzo l'ha spostato lì? Vabbè. Oh, la scena è impazzita. Oh, ok, dovremmo esserci. Ok. Tenere a nord per guruoli, ma se per riusertino? Oh, cosa. Poi, heavy metal, pinoscotto 31, 32 anni in fabbrica. Esattamente, sì. Be right back si presta a un gioco di parole come un po' erego, sì, effettivamente. Be right bagel. Potrebbe essere. Ok, allora. Dove eravamo rimasti, che non me lo ricordo bene. Richiamendo. Già 3 anni oggi. Giusto che ho abbassato un po' le prestazioni. Allora, si vede, sì. Si sente altrettanto, anche se mi piacerebbe leggermente di più. Sì, ora va bene. Perfetto. Allora, ok, avevamo la spada di fuoco, eravamo qua sopra, avevamo la tutina nuova. Ah, giusto, stavamo scalando le montagne, abbiamo trovato il lanciarazzi. C'erano gli uccelli che rompevano il cazzo. Infatti, qua sotto c'era tipo un'imboscata che ci ha distrutto l'altra volta. E basta. Quindi direi di iniziare. Ah, cerchiamo di non spaccarci troppo le caviglie. Ok. Prepariamoci un attimo. Che... Ecco, infatti, me lo ricordavo. Erano due. Proprio bastardi. Nios ci attacca qui. Bastardo schifiato. Ok, uno a posto. Diamo l'altro. Solito costume sobrio. Sì, ma infatti l'altra volta ne abbiamo preso. A parte che ha un prolasso anale, palesemente, sto uccello. In tema. Comunque. Il costume è sobrissimo. Che non so perché ci ha dato questo, ma. Proprio davvero molto sobrio. Senza cadere giù, possibilmente. Anzi. Una roba che mi sta irritando. La pianta con le zizzone. La pianta capezzolosa. Vai, usiamo la balestra. Intanto abbiamo tante munizioni. Poi le altre ce le teniamo per altri mostri più rompicazzi. Perfetto. Mettiamoci lo scudo. Cerchiamo di capire dove dobbiamo passare perché non mi è ben chiaro. Allora, intanto. Vediamo se ci fa appendere qua. Perfetto. Che cazzo ci porta qui? Oddio, ma non. Ok, devo evitare di correre troppo. Ciao cugino, benvenuto. Ciao, sei arrivato proprio nel momento giusto in cui siamo morti. Allora. Si è perso la demo del giorno oggi. Che ho fatto ship. Ok, questo è a posto. Non so se lo conosci, un gioco, cioè sia per PC che PlayStation 1, rompicapo puzzle dove devi salvare più pecore possibili in ogni livello. E adesso invece stiamo cercando di ammazzare gli uccelli col prolasso anale. Se vengono, magari senza buggarsi e quello si è clippato. Dai, venite. Niente. Oh, avevo lo scudo alzato. Non avrò per cazzo. Se no, sai che c'è. Merda, proprio. Merda. Niente. Stavo cambiando arma per prendere la pistola. Ma ho fregato. Minchia, non serve un cazzo la pistola, eh? Ok, allora poi nel caso riguarda dal VOD, se sei curioso. Tanto è durata un quarto d'ora alla fine la demo. Molto carino però come gioco. Potrei pensarci di portarlo più avanti. Anche tu sai muovere così i fianchi. Va bene. Allora, intanto recuperiamo le cose. Anzi. Che tanto c'è quella bastarda da quella parte. Andiamo. Oh, fanculo.
C'è sta bastardata che poi è figo, per carità. Però se ti prende la freccia che spari con la balestra, te la può counterare la pianta. Ok. Allora. Torniamo qua. Evitando di correre come dei dementi in mezzo al vuoto. Scusami. Ah, mi pigli per il culo? Ah, ok. Andiamo sempre. Perfetto. Ah, se la pistola in giochi del genere, sì, ma se ti fa danno a te con il rinculo. Sì, praticamente. Vabbè, serve unicamente per spammare, a quanto pare. Allora. Intanto. Eva. Acqua in italiano. Vediamo se riesco a. Perfetto, così ci attiriamo su. Questa è per il lanciafiamme, se non ricordo male. Non mi ricordo se l'abbiamo sbloccato. Sì, questo qui. Però no, non mi interessa. Quindi esco. Ok, torniamo indietro. Era giusto per delle munizioni, a quanto pare. Quello segreto. Però a sto punto, dove dobbiamo andare? Questo non credo che si possa arrampicare, anche perché è piatta proprio la cosa, quindi non mi sembra quello il punto. Però là, oh, c'era il vuoto. Ok. Ah, da qua non mi sembra che sia fattibile saltare. Possiamo provarci salvo prima, perché chiaramente sennò Carica e dobbiamo salva la rifare partita. tutto. Carica e salva la partita. E invece. Ok. Non credere nel cuore di Heavy Metal. Merda. Niente. Ho cannato completamente l'arma. E lo scudo. Minchia, pure da là. E mi sa che non abbiamo neanche pozioni. No. Siamo un po' nella merdina. Sì, ho preso fuoco, sì. Che sono state quelle zanzare azzurre. Allora, vediamo se c'è scudo e cosa. Oh, perfetto. Così dopo premo Z. Posso incasinarmi la vita di nuovo. Oppure, speedrun. Vediamo se ce la faccio. No. Ho preso troppo di fianco. Chissà, conviene correre là. Così evitiamo che ci sparino da due dire. Anzi, da 20 direzioni diverse. E oltre alle zanzare c'è l'altra pianta dall'altra parte. Ok. Magari qua riusciamo a difenderci leggermente meglio. Se non moriamo per il fuoco, chiaramente. Oh, ok, c'è la frutta qua. Quindi possiamo anche curarci del tutto. Perfetto. Aspettiamo che respawni. E ci curiamo bene. Tante precisioni non sopporto nei giochi 3D. Guarda, in realtà questo, anche se poco fa ci ha fregato, non è così complesso. Cioè, basta che sei appena appena più in alto e lui si aggancia in automatico. E non è così tremenda la situazione. Pochi, cioè, proprio poche volte mi ha dato fastidio per il momento. Carica e salva la partita. Mi ho messo un po' a farli recentemente. Eh sì. Però in compenso qua, ti distingue proprio quando hai anche le armi equipaggiate o meno. Cioè, sei proprio più agile quando non le hai in mano. E ci sta. Cioè, dà un minimo anche di coerenza. Ok. Berta! Minchia, avevo. Vabbè, sono demente. Mi ero alzato lo scudo, ma praticamente non se non cazzo. Vabbè, c'è la fotta qua. Quindi. Ma sì, dai. Tanto ci sono i funghi sotto.
cazzi. Ah, però c'è sto stronzo, ecco. Vabbè, aspetta. It's a trap! Riesco. Come. Ok. Mi ricorro più i tasti ormai. Ah, merda, non erano i funghi per curarci, erano le pietre esplosive. Da qui? Si scende e basta. Sì. No! Qua però lui arriva in fondo. Ah no, abbiamo. Merda, bastardi! Ma compenso ha droppato la porta. Proto Womba. Ok. Proprio i Proto Womba, avete visto Crash Rumble? O come si chiama? Non ho ben capito perché non mi sembra propriamente un MOBA. L'hanno annunciato a Game Awards. Sembra più un gioco di. Cioè, mi ha fatto pensare più a Rayman M, dove c'hai i personaggi di Rayman e che hanno ognuno le sue mosse, però ti devi picchiare fondamentalmente. Demoni di Doom con cristalli, sì, praticamente. No, non l'ho visto. Diciamo che non hanno fatto vedere tantissimo. È più cinematic che gameplay. C'è proprio piccolo pezzettino di gameplay. E basta, ma è tipo in terza persona. Sono concentrato con il trailer DLC di Cyberpunk. Quello sì, c'era lo stesso, però quello ho sbagliato un po' meno non avendo giocato il gioco principale, quindi. Per il momento non gli ho dato troppa importanza. Loro si trasformeranno o. Infatti. Oh merda! Merda! C'ha le gambe, ha detto la pianta capezzolosa! Stanno evolvendo, porca. Che cazzo è quella? E se li lanciassi così? Ah, intanto da qua ci porterebbe. Là? Boh. Forse perché crolla il ponte, può essere. Tanto so chi dà. Carica e salva la Ah, partita. vediamo un po'. Intanto stordiamo questi qua. Vediamo se ha senso la mia ipotesi. Riesco a pigliarli. Ah, niente, non posso. Va bene. Posso scendere, però. Ah, ecco. Dai, ci spiega cosa sono quelle piante. Sì. In un modo particolare, però sì. Sono palesemente le piante di. Cioè, non le piante. Sembra la roba di Half-Life che ti sputa l'acido. Subito la spada, magari vengano a rompere i coglioni. Evitiamo di camminare sopra quelle piante lì. Facciamo una roba, vediamo se riusciamo a tirarlo. Ma scusami, sono andato soltanto vicino. Che cazzo significa? Va bene, meno male che ho salvato. Sì, l'abbiamo visto. Facci Nuova giocare. partita. Lui stronzo però non lo prende. Certo. Ma se gli sparassi con lanciafiamme? Ah, intanto lui è morto. E va bene. Ok. Sparassi alle piante con lanciafiamme e magari muoiono. Qua non mi servirebbe neanche più di tanto. Bella Half-Life, non ho mai giocato il 2. Recuperalo se puoi. Merda! Oddio! Corri! Si è bloccato! Merda! Ma porco Dio, ma metti. Se mi metti delle idee carine, eccetera, assicurati che funzioni il gioco. Si è bloccato sul ponte. Comunque, se puoi recuperare anche il 2, perché ci sta, era molto bellino.
la gente lo osanna, eccetera, perché per carità, per i tempi era una bomba. È invecchiato anche abbastanza bene, come gameplay perlomeno. Poi la trama adesso me la ricordo in giusto. Come qualità perlomeno. Adesso riusciamo a uccidere l'uccello. Dai. Ma porco. Vabbè, vaffanculo, dai. Mi mette sta prospettiva del culo. Ok. Allora, qua sotto, a parte che c'è la pianta bastarda, come si risale nel caso? Minchia, che casino. Dobbiamo farci tutto il giro da giù? Oh, e tu? Dove sei arrivato? Bastardo? E se ti attiro vicino alla pianta? Niente, si è lanciata, vedi. Va bene. Non ho capito la fisica di quando corri, sinceramente. Prima l'ho giocato la versione Black Mesa, ovvero il remake unofficial, che ora presenta su Steam sotto la 13 di Valve. Sì, infatti. Quello invece non l'ho giocato io, il remake. Ne ho sentito sempre parlare benissimo, ma non l'ho mai provato effettivamente. Facciamo una roba, vaffanculo. Tanto, poi non ci posso raggiungere. Eccolo. Oh, lui è. Era bello tosto, mi ricordo. Beh, non pari? Ha lasciato tutto il fuoco. Vediamo se. Oh, bastardo! A distanza! Niente. Tosto lui, eh. Vado a uscire sulla pianta. Direi che non è il caso. Sono pure due gli uccelli, oltretutto. Ma se io sto in acqua che mi aumenta la. Appunto l'acqua, lo scudo. Oh, porco. Uccelli del cazzo. Basta! Minchia, un cecchino. Si teletrasporta pure, va bene. Impossibile da far fuori sta stronza. Dali! Oh! Che dobbiamo correre alla frutta in continuazione, però. Riuscire a campare. Meno male che corre anche all'indietro. Ma se lui usassi lanciarazzi in faccia, sto stronzo, potrebbe essere utile, no? Devi scappare. Ciao, usertino. Grazie di essere passato comunque. Scusa se ti ho salutato un po' in fretta, ma. No, non finisco più qua. Oh, e che cazzo. Minchia, ciao. Io. Sono sicura che quel tipo non avrà bisogno di questo. Lo scroto ci ha lasciato. Vabbè.
Ok. Salvo immediatamente perché moriamo adesso alla fine. Ok. Carica e Madonna. salva la partita. Un dislivello assurdo sulla difficoltà sto gioco. Qui senza barra della vita stavolta, proprio arrangiati. Cioè, non gliene frega più niente. Ah, queste dobbiamo far saltare in aria. Con questo, col C4. Vediamo se si può. Oddio. Su. Un po' da qua. Perfetto. E così poi possiamo continuare. Non c'era altro? Un po'. Perché allora, qualcosa ci faccia fare tutto sto giro. Puoi finire nel nulla? Sto guardando come tornare su se scendiamo a prendere le munizioni da là. Se no, c'è una roba. Provo direttamente a salvo. Ricarichiamo nel caso. Porco Dio. Cioè, dai. Che forse UserT non aveva tutti i torti per quanto riguarda il platform 3D. Ah, che bastardata. Devo palesemente sacrificare questo. In modo tale che. Esatto. E noi risolviamo da. Gioco strozzo. Meno male la frutta non ci serviva. Ah, respawna però. Ok. Come Pokémon. Spada scuro. Grandi battutoni oggi. Ok, vediamo un po' qua. Non mi fido per un cazzo. Vai. Chi cazzo è quello? Che è sempre più disturbato sto gioco man mano che andiamo avanti. Ma è... Fantagiro? Cosa ti succede, omaccione? Mi sono cagato del buzzo! No, scusate. Mi fa male il cazzo, signore! Devi averlo posato su qualcosa, certo che ti fa male. Vuoi che ti aiuti? C'è bisogno. Bella signora, fa male. C'è bisogno di. Del tono sessuale, comunque. Ecco fatto. Oddio! Ehi, è uno scudo. Potrebbe essermi Beh, utile. sì. Direi. Mi domando chi può averlo lasciato qua. Grazie signora, proprio Piedoni. tu adesso. Come ti chiami? Zambaione! Io, Giuri, è il tuo? Obadiah, vivo qui. Tu hai aiutato Obadiah, tu amica. Che bello, una nuova amica. Mamma mia. Calma, gigante. Non è il momento per gli impegni, però potresti farmi un favore. Io aiuta Julie. Mi daresti un passaggio fino alle paludi? Pensi di potermici portare? Sì, ma è pericoloso per mia piccola amica. Posso farcela, Obadiah. Ok, bella Julie. Obadiah ti porta. Va bene. Perché lei aveva gli occhiali improvvisamente? Ma è tipo Rayman quando trovi il serpente, il tizio ti fa attraversare la palude. Palesemente citazione. Terra promessa ogni volta. Vabbè, l'ho fatto in tempo. Grazie Obadia, ci vediamo. Ciao, Bedio.
Uccelli di Gassi Erras. Posso usarli per la fionda. Perché dovrei usarli? Ah, intanto lo scudo nuovo. Ok. Che differenza avrà farà dall'altro? Un raggio? Difesa? Beh. Ma intanto ha salvato il gioco. Ok. Cosa cazzo sei? Allora, ok, principale differenza dell'altro scudo. Mi inchioda al terreno quando lo uso. Non capisco il senso, però va bene. Poi, che succede? Quale ha distrutto il tizio, quindi ci passiamo. E evitarle. E ci curiamo anche, poi. Ok. E poi, boh, le troviamo come piante. Ci fanno male, le troviamo in munizioni, va bene. Ok, gioco. Perfetto. C'è altro? No. Aia. Faccarci la caviglia ogni volta che cadia. Poi. Merda. Non penso li facciamo malissimo con la spada di fuoco. Merda. Ciperria? Troia. Da 3 anni per farlo fuori, eh? Poi, no. Aia. Che mi fa male da sola? Si fa male da sola se sparano per terra, scusami. Ma che sono esplosive anche per noi. Va bene, porco Dio. Diamo lo scudo sulla torre. Sì, è quello come dovrei... niente, ripos. Ho la cazzata. Allora, ok, la terra promessa risiede sempre oltre... oltre le terre selvagge, sì. Aspettiamolo. La combo e non involontariamente perché non... Ah, è vero che c'era anche sto punto. Io cos'è? Una spada motosega potrebbe servire in... Chainsaw Woman? Oddio. Sì, però ci fa malissimo. A parte chi è che ci spara? Ah, ok. Ok, sta spada motosega è completamente inutile. Non capisco... Almeno con lui è inutile. Prendiamo la spada di fuoco. Una differenza... Cioè un'altra differenza rispetto allo scudo piccolo è che ci para anche i colpi... Cioè... gas, mi sa, tutte le cose di fuoco e tutti i tipi di colpi, diciamo, dai, dirla in modo semplice senza casinare. E l'altro scudo invece ha alcuni colpi tipo da, non d'arma da fuoco, comunque a distanza, che sparavano i nemici, non venivano parati.
Perché sta hitbox rompe le palle? Va bene. Allora, adesso salvo perché non io voglio io rifarmi tutto di nuovo. Poi qua effettivamente non c'è acqua per curarci gli scudi. Carica e salva la partita. Qui la combo mi sembra la stessa dell'altro scudo. Che appunto le combo in questo gioco cambiano a seconda dell'arma che hai nell'altra mano. Un po' particolare come cosa, però. Ecco, figata questo. Cioè, ci possiamo riparare anche dal gas con questo scudo. Figata. Però che utilità dovrebbe avere? Sono tipo liane? Noi lanciafiamme l'abbiamo al massimo, no? Più o meno. Abbastanza inutile prendere quella tanica. Oh, benvenuto Absurdius, grazie per il follow, caro. Benvenuto. Merda. Stiamo giocando a Heavy Metal Fuck 2, che non so se lo conosci, è un gioco action in terza persona intorno al 2000. Siamo sta tizia qua. E dovrebbe essere il secondo capitolo di una serie, che però non sapevo esistesse il primo capitolo. Lo fanno capire solo da qua. E praticamente siamo in questo pianeta che aveva perlomeno uno scudo. Ah, metto pausa così lo dico io. Uno scudo di difesa. Sono arrivati degli alieni a rompere le palle dicendo: "Raga, a noi ci serve questo artefatto. O lo prendete o vi facciamo saltare in aria." Hanno alzato le mani e hanno detto: "Eh, andiamo a prendere l'artefatto, scus." E quindi niente, noi stiamo andando in giro per andare a cercare sta roba qua. Però è appunto un action terza persona con armi sia melee che da fuoco, tante meccaniche platform interessanti, almeno per i tempi, cioè ti puoi appendere alle mura, anche in generale, tipo qua. Adesso io non ci arrivo normalmente, se io mi togliessi le armi. Solitamente si aggancia, qua ha deciso di no, però va bene. Poi, molto sobrio la protagonista, i costumi che ha, come potete vedere. Prima era una tutina blu, almeno chiusa dietro, poi ne ha trovato un'altra e l'ha cambiata. Tanto salvo così evito di rifarmi tutto da capo. E salva la partita. E quindi niente, adesso siamo finiti. Dopo aver trovato un gigante fatto tipo, cioè un albero gigante parlante, che si muove, quindi comunque umanoide, siccome gli abbiamo tolto questo scudo dal piede, che si era conficcato, ci ha fatto il favore di trasportarci in questa palude qua. E non si sa bene che cazzo dobbiamo fare, comunque andare avanti nel livello probabilmente, molto semplicemente. E quello che sto facendo. Però, come vedi, ci sono tanti stronzi sul cammino che fanno malissimo. Queste sono le piante capezzolose, rinominate. Perché, come puoi ben vedere, hanno delle mammelle. Là sopra. Ok. Poi, sto usando la spada di fuoco perché è abbastanza OP. Porta un po' gotico come grafica. Sì, perché alla fine di quegli anni. Cioè, siamo lì, inizi 2000, giochi per PC. Comunque, non so perché il fatto di avermi detto Gothic mi ha ricordato il Nuova fatto che partita. non ho cambiato la categoria dello stream. C'è ancora Ship. Ne approfitto subito per cambiarla. Non so perché mi è venuto in mente, però meno male che mi è venuto in mente. Allora, non video producer. Streaming, eccolo qua. Modifica. Cazzo, di volta me lo dimentico. Heavy Metal Fuck 2, eccolo qua. Perfetto. Ok. Ah, ritorniamo al gioco.
Ho anche Gothic. Prima o poi capiamo, magari si potrebbe fare, non, dopo che finiamo questo, si potrebbe fare una run su quello o portarlo come demo, tipo. Perché devi sapere che di solito la domenica Retro PC Gaming, oltre a fare questo gioco qua che stiamo portando avanti la serie, porto... Che cazzo sei? Oddio, Half-Life! Merda! Porto anche, quando riesco a installarla e non mi dà problemi di retrocompatibilità, porto anche la demo di un gioco sempre vecchio per PC. Solitamente giochi che giocavo da piccolo. Adesso, cosa gli succede a sto furetto qui? Oh! Ok. Quindi adesso, come hai visto, il linguaggio del gioco ci fa vedere degli esempi con le cose circostanti, zero spiegazioni testuali, eccetera. Quindi... Molto figo anche come design per spiegarti le robe. Se noi finiamo in quella pozza lì, le piante non ci shottano. Che se noi finiamo dentro quelle piante siamo morti solitamente. Allora, intanto, queste sono tutte le armi che abbiamo. Varie fionde, abbiamo una motosega però inutile. Un'ascia gigante, balestra, farmi da fuoco, lanciarazzi, bla bla. Però mi interessa la palestra. Perché così spariamo a quella stronza che ci sta sparando a distanza e ce la togliamo dalle palle. Senza spararcela sui piedi, possibilmente, anche se no già non abbiamo vita. E facciamo così e alla fine. Ok. Poi per curarci servono quei frutti Wumpa, palesemente. Ok. Allora, facciamo come ci ha mostrato il gioco. Andiamo dentro. Ribecchiamo anche l'acqua, che è la barra blu in alto a sinistra. Serve praticamente per ridurre i danni. Un po' lo scudo del gioco, diciamo. Solo che andando nell'acqua o trovando quelle fialette, comunque la portiamo fino a metà. Ma invece con quelle fialette possiamo andare fino al massimo. Con la barra al massimo siamo molto più agili e corriamo più in fretta. Quindi anche per spronarti a tenerti la roba, lo scudo al massimo. Giusto una cosina in più. Qua salvo perché non ho voglia di fare questo casino. Gothic era fuori di testa, mi divertivo un mondo a trattare male Mad. Ah, quello io l'ho giocato da piccolo, ma non l'ho mai completato. Quindi personaggi, eccetera, non ce l'ho ben presente. Non ce l'ho ben presenti. Però in linea generale mi ricordo che anche da piccolo comunque non mi dispiaceva. Però appunto, essendo un po'. Ero molto più sugli FPS che giochi RPG. Quindi non ragionavo più di tanto. Merda, così saltano in aria. No, ok, ce l'abbiamo fatta. First strike. Siamo troppo forti. Che cazzo è? Ah, ci sono gli uccelli anche qua. Infuoca. Ah, porco di... niente, sono esplosivi. Ok. Ok, vediamo se respawna la frutta in fretta. Così andiamo anche su quello. Perfetto, così siamo full vita. Poi, sì, so che abuso un po' del salvataggio, ma sto gioco c'ha delle bastardate così dal nulla e ti devi rifare interi pezzi di mappa, altrimenti. Quindi, pazienza. È già abbastanza altalenante la difficoltà del gioco, quindi me lo concedo almeno questo. Palesemente si chiuderà. No, ok. Ecco, qua c'è l'acqua, infatti sta ricaricando la barra. Perfetto. Ecco, alcune, l'abbiamo scoperto da poco, di queste piante crescono le gambe e possono andare fuori. Già sono a rottura di palle quando sono statiche. Iniziano a camminare. Tutte. È un po' un casino. Ecco appunto quella lì. Insieme a lui è un po' un problema. Ok. Oddio! Ok, quella è una figata. Che l'ambiente, tra virgolette, ci dà una mano. O meglio. Eccolo appunto. Cioè fa male anche ai nemici, anche quelli grandi. Io pensavo che facesse danno soltanto agli uccelli e... Soltanto agli uccelli e
e ad altre creature piccole, perché le piante giganti, come visto prima, hanno preso anche quel furetto. E questa interazione ambientale è una delle robe, lo stesso, che per il gioco di quegli anni è una figata. Cioè, non ce l'hanno i giochi di adesso, alla fine, interazioni ambientali così tra nemici. Ecco, ogni tanto mi ricordo che posso fare tipo le combo. È un po' un casino farle, in realtà, anche per quello che non le uso. Sarebbe tipo questo. La cosa figa, un'altra roba in più di questo gioco qua, che in base all'arma che hai sulla mano destra, in base all'arma che hai sulla mano sinistra, cambia le combo. Ne ha sempre una nuova tipo. Anch'io ero qui per action, aspetta, salvo così ti leggo. Anch'io ero qui per action, è stato il mio primo gioco di ruolo. Ok, ci sta. Infatti mi incazzavo quando non mi insegnavano le cose perché non avevo abbastanza esperienza. Se ti chiedo di insegnarmi le robe è proprio perché non ho esperienza. No, infatti, ci sta. Una roba Salvataggio. simile mi successe post Skyrim, che ormai ho preso tantissime ore, eccetera, ho giocato quello parecchio. Finisco su Dark Souls e avevo completamente sbagliato il concetto di come funzionavano gli scudi. Perché Skyrim, pigli lo scudo, ti toglie soltanto la barra della stamina e finita lì. Arrivi su Dark Souls, ti togli anche la vita e non capivo che problemi avesse il gioco. Però sì, da piccolo soprattutto era un bel casino. Infatti tantissimi giochi dove non c'erano tutorial decenti, molto esplicativi, li mollavo alla fine. Cioè, provavo tantissime volte perché poi magari dopo qualche mese ci riprovavo, però solitamente li droppavo comunque. Tipo, uno di quelli è questo. Che adesso, sto concetto di avere le armi una in una mano, una nell'altra, le meccaniche di platforming comple non complesse, ma comunque ricche, e così via, me l'avevo fatto un po' mollare, anche perché non è così facile poi come gioco, cioè, è solo esperienza e va bene, però ci vogliono bei riflessi, a seconda di dove ti succedono le cose, e un minimo di tattica, tipo adesso sono nella merda che ho questi due attorno. Almeno me li porto qua e me li faccio una volta. Anche perché oltretutto questa spada di fuoco è rotta, ma era nascosta. L'abbiamo trovata tipo segreto all'inizio del gioco. Quindi se stessi utilizzando la spada di base, sicuramente mi troverei molto più nei casini. E da piccolo non ci sarei arrivato. Perché comunque l'unico modo era avere la barra dell'acqua al massimo, essere più agili e fare una parte di platforming che era complessa. Quindi non tutti i giochi erano per bambini o meno, o meglio, gente comunque poco esperta. Quindi lo sto recuperando adesso, approfittandone per le live. E qui robe non ci servono. Sono solo a saltare in aria e rompere il cazzo. Basta ancora tu. Oh, poi ogni tanto si bugga. Smette di attaccare. Ok. Bah, mi sa ce l'abbiamo fatta. Sopravvissuti? Sì. Ah, c'è sto stronzo qua. In realtà l'ho ucciso per sfizio, perché i funghi che servono per curarci neanche mi servivano, ero full. Solo perché mi stanno sul cazzo queste piante. Ah, queste ci possono servire, ma ecco, infatti. Vado più. Pelino di danno. E quelle sono pietre radioattive che se lanciate con la fionda saltano in aria. Giusto per darti contesto. La spanna di Stannis Baratheon. Sì. Ok. Andiamo a esplorare. Non possiamo andare da quella parte, ma è probabile. Allora, perché la palude non ci sciotta ma ci fa molto danno, quindi non so se dobbiamo finirci in mezzo. O per andare là. Non mi sembra strano perché il gioco fino ad ora non aveva ste cazzate così. Ah, ok, forse da questo? Sì.
Poi c'è anche sta cosa qua, che adesso io mi sono arrampicato, e si appende così, però questa cosa è facilitata se tu ti togli le armi dalle mani. Infatti adesso le ho rinfoderate e quindi, vabbè, vaffanculo, sono caduto. Niente, siamo morti. Dicevo, se rinfoderi le armi sei più agile anche nel platforming, riesci a agganciarti più facilmente e a muoverti, appunto. No, questi saltano in aria, ci fanno il gas, ci fa danni. E quindi comunque questa è una difficoltà in più lo stesso del gioco. Che però è anche una feature più. Ora, proviamo a farlo in fretta così ce li abbiamo. Ma porco. Dai, che cazzo! Vabbè, ricarico. Direttamente. Ah, poi spero non ti diamo fastidio le bestemmie perché ogni tanto qualcuno parte. Tocca. Ogni tanto tocca per forza. Ok, mannaggia la puttana. Ce la faccio, eh. Poco fa è andata bene la prima. Carica e salva la partita. Allora, basta tornare indietro. In tema di salvataggi necessari in questo gioco. Ogni tanto impazzisce. Allora, facciamo il giro che abbiamo fatto all'inizio. Prima qua. Ok, perfetto, perché mi interessava arrivare da lui. In modo tale che mi riparo da entrambi allo stesso tempo. Li posso anche attaccare a me. E quelle piante da sono una rottura di palle. Ti fanno molti danni in realtà. Porco no. Poi io ho le armi a distanza in realtà, quindi non. Intanto me lo dimentico. Ah, è Controlli. arrivato il momento di usarle. Allora. Vediamo che si può usare. La pistola è più o meno inutile. Oh, questo invece, fucilazzo, ci spara anche le granate. Direi che può fare il caso nostro. Allora. Vediamo un po'. Mamma mia il sistema di shooting però che è tremendo. Per lei, per la pianta uso la balestra. Risparmiamo i colpi per il resto. Ah, sì, ma mira alla pianta. Ecco, l'unica pecca che posso trovare in questo gioco qua è che non hai un mirino. C'è un auto-aim da parte appunto del gioco. E quindi devi sperare che lui lo catturi, altrimenti spara a random, come è successo adesso. Bastisce solo le bestemmie rivolte al supremo di Namek. Perfetto. A lui non lo tocco. Neanche mi ricordo il nome. Ah, intanto salvo. Prima di finire male di nuovo. Carica e salva la partita. Ok. È una testa. Cioè. Eh sì, questa è una mano. Bello. Se volessi fare il giro. Questa mi prende sicuro. Vabbè, dai, facciamo. Passiamo da qua. Dove ci stiamo uscendo? C'è una leva qui. Così. Nascosta nel nulla. Ah, vabbè, qua c'è sto stronzo qua. Che però per fortuna con la spada di fuoco riusciamo a stordire easy. E quindi riusciamo a sopravviverci. Oh. È bello splatter, pieno di dettagli e di spacchi, è proprio figo. Anche per i tempi era proprio una bomba. Ok, lascialo, lascialo, grazie.
Ma dovresti salirci, per cortesia, scusami. Allora, ok, mollalo, vediamo ce la facciamo questa volta. Niente, mi attacco il cazzo. La terza. Ecco, un altro problema è che slitti. Cioè, quando parti prendi velocità, poi non riesci a fermarti più di tanto. Che cazzo, dai. Vabbè. Proviamo a vedere se utilizzando di più la leva rimane più a lungo giù. Adesso, ok, è arrivato giù. Continuiamo un po'. Vai, staccati. Ok. Poi se mi volete girarmi ogni tanto da quella parte, perché la chat è appunto da quella parte. Non so se si era capito. Non spawnate delle piante qui. Le ninfee. Salvo che così mi evito di dover risaltare la Carica e piattaforma. salva la partita. Allora, questo gel è quello di prima. La pianta non ci ammazza se ci andiamo. Se ci finiamo in bocca. Vediamo dove ci fa andare. Ah, direttamente là sopra. Ok, adesso. Avrei evitato di lanciarci sulle cose che esplodono, però va bene. Un altro stronzo. Ok, ho trovato anche munizioni dalla balestra. Dov'è il coso però che ci ha sbloccato? Ah sì, ci sono sti cazzo di cosi. Mi ricordano i Gnar di Serious Sam, per chi l'ha giocato. Sono rompicoglioni quasi altrettanto gli Gnar. Quasi come gli Gnar. Così non hanno anche parlato. Allora. Mi sto un attimo perdendo perché non capisco dove abbia sbloccato l'albero. Era qua? Sì. In compenso la pianta la ammazziamo abbastanza in fretta con la combo. Qui mi fa ridere perché sti cosi qua che vengono dalle paludi, se cadono nella palude, spariscono. Sono morti. Come se li uccidessi. Non ha molto senso sta cosa. Ok. Oh. Dai che forse abbiamo superato sta palude. La musichetta. Ok, allora, salvo un attimo e approfitto, che mi stavo dimenticando, assurdo, giusto di dirti di seguirmi sul canale Telegram che ora spammerò in chat, perché ogni tanto, quando ci sono modifiche agli orari o altre cose, o comunque anche per schedule, modifiche varie, scrivo lì, in modo tale che evito di spammare ogni volta su 20 gruppi diversi. E lo ripeto anche per chi guarda in past, che io vedo svariate visualizzazioni su quelli, ma non vedo i nuovi follow. Quindi seguitemi così vi arriva la notifica quando vado in live. E qua vedete appunto aggiornamenti vari per quanto riguarda il live in generale. Così anche per past sapete quando ci sono o meno. Allora, se usiamo non riuscivo nemmeno a uccidere il primo mostro, quella specie di scorpione. Ah, ok. È uno degli arachnoidi. Immagino sia quello rosso, quello grande. Era un po' tostarello, effettivamente, quello. Se non avevi molta Nuova dimestichezza con. partita. Che succede? Ho bloccato il gioco. Si è buggato.
si è buggato il gioco un attimo, raga. Devo riavviare. Comunque, sì, in Serious Sam, dicevo, lo scorpione rosso era quello con le mitragliatrici automatiche, era quello bastardo sotto nella tomba. Anche perché poi non mi ricordo se ti faceva trovare. Cazzo è? Si è rotto proprio il salvataggio. Vediamo un po'. Ah no, questo è. Ha salvato il gioco all'inizio. Cioè, non mi ricordo se ti arrivavano anche gli altri nemici assieme. Ok, si è ripreso. Quando combattevi contro lo scorpione. Non mi ricordo se è un primo o dopo. This outfit will match my shield. Vai, cambio d'abito. Vai, vediamo un po' com'è questo. Sarà più o meno sobrio. Una via di mezzo, diciamo, dai. Ah, a parte il fanservice palese. Figo però che ti faccia cambiare abito così a caso. Man mano che vai avanti nel gioco. E che sia poi in linea con il livello. Ok, quindi abbiamo fatto scendere un troll. Sì, ma c'era bisogno di salire fin qua per fare sta roba qua. Allora, sulla corda mi sa che non possiamo salire. E c'è anche questa meccanica nel gioco. Su pali e corde di solito ci fa salire. C'è bisogno di cinematica, ascensore. Cioè, vabbè. Torniamo giù. Ok. Allora, dovrebbe essere da queste parti, no? Eccolo. Ovviamente con tutti sti cazzilli qua che saltano in aria. Ma meno male che lo scudo ci protegge anche da gas. Ok. Perché io mi infilo nelle cose se so che qui clippa? Merda. The trap. Via. Meno male che non fanno troppi danni qui così. Allora, pianta bastarda, ti ho vista. Ti salto volentieri. Però, bastardo! E con loro non funziona. Bravissimo che ci sia andato dentro! Via! Per lui mi sa che. Ecco, fatto. C'era il rischio che ci spingesse lui in acqua. Merda! Ecco, questi. Se hai giocato Half-Life 1. Adesso non mi ricordo se eri tu o Gisertino. Te li ricorderai. Ah no, Gisertino. Questi qua sono palesemente gli stessi mostri. Sono gli l'artiglione che c'è in Half-Life 1. Che rompe le palle e devi dar fuoco. Ah, lo scorpione invulnerabile. Aspetta. Ma in Serious Sam 3 stai dicendo? Quella era la protezione antipirateria. Ah, ecco, infatti, sì, di Serious Sam 3, esatto. In realtà non ho giocato Serious Sam. Ok. E effettivamente lo scorpione immortale era l'antipirateria di Serious Sam 3. Io per curiosità, il gioco ce l'avevo, l'originale, per curiosità, però volevo vedere anche quello. Aia, porca troia. Niente. Mi sa ci conviene ricaricare, sai. Eh sì, però. Ok. Ah, qui c'è l'acqua. No,
No, perché adesso a parte le cazzate mi hai fregato all'inizio perché c'è uno scorpione nel primo Sirius M che rompe le palle. Però stavo un po' sentita anche la fregatura della Sirius M3. Allora, intanto. Ah! Abbiamo trovato un'altra mitragliatrice, non me l'ho manco accorto. Ah, questi furettini possiamo stordire. Ho sbagliato. Possiamo sortire con la fionda di pietra. Noi bellamente ci riprendiamo. Ti prendilo però. Vabbè. Comunque lo lanciamo dentro la pianta, giusto per essere animalisti. Sfruttiamo in modo tale che la pianta si chiuda e noi possiamo passare. Vediamo se funziona qua. Eh? Trattiamo bene gli animali in sto gioco. Sì, scusa, mi è uscita male la battuta. No, vabbè, tranquillo, già. Mi ha fatto comunque ridere la cosa. Adesso aspetto un attimo perché la frutta per fortuna respawna. Così ci mettiamo full vita e poi andiamo avanti. Anzi, no, abbiamo i funghi in realtà lì, quindi. Ah, e abbiamo pure finito il livello. Ok. Ok, beh, abbiamo un'altra mezz'oretta. Grande boia, violenza sugli animali, così ti voglio. Esatto, ciao Elle, benvenuti. Questo gioco non gliene frega un cazzo di nessuno. Sventrare i mostri, farla vedere nuda, non gliene frega un cazzo. Bello per quello. Carica e salva la partita. E anche dei sentori di Dark Souls, sto gioco. Queste stronzate qua. Già c'era un altro livello all'inizio del gioco che sembrava Saints Fortress. Chi ha giocato Dark Souls ha capito in pieno. E metà tra Dark Souls e Panania Simulator, minchia. Qui c'avete le paludi così, bello. Mi sono riuscito a far fuori sto stronzo. Adesso sarebbe carino se trovassi delle cure il prima possibile. Ma la vedo dura. Allora, che cazzo è? Sei diventato pure Devil May Cry con le sfere rosse? Una runa tiki. Sì, ma che me ne faccio? Era una chiave? Ok, lì c'è la frutta. Se la raggiungiamo, siamo a posto. Ah, vabbè, ci sono i funghetti. Non c'è lo scudo alzato. Anzi, salviamo. Ancora meglio. Evitiamo di fare le cazzate. Carica e salva la Ah, partita. questo è tipo quello di Half-Life. E quindi io direi di cercare di farlo fuori. Ah, no. Non posso. Devo per forza tirarlo. Scusami, neanche questa funzionò. Ah, niente, intangibile. Va bene, e se usassi lanciafiamme? No, il gioco ha detto devi farti prendere, altrimenti non va bene. Ok, gioco. Ecco il braccino. Lo scudo. Bastardo!
Ok. Ah, ok, non ce l'avevo presente il gioco tipo Salvini Simulator. Allora, facciamo una roba per volta, se no mi taglio qua. Qui non ho capito sta cosa, ogni tanto mi si spegne la spada. Oh, basta! Oh! Niente. Ah, vediamo se li attiro. Perfetto. Guardalo. Else. Ah, poi c'è la sfera là sopra qui. Quella qua mi farebbe comodo, però. Dovrei attirare l'altro, dopo che muore. Me la piglio. Perfetto. Vienila però. Ok, via adesso, via, 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 via. Merda. Abusiamo un'altra volta. Ok. Perfetto. Chi sono ste casette qua? Poi chissà se c'è un modo di uccidere quelle piante giganti. Chiuso. La zattera. Ok. E ci servirà la chiave per aprire il caseggiato. Anche qua. Praticissimo non da poco. Esatto. E qua vediamo ci faccia. Sì, ci fa passare a Cucciatti. Ah, solo per. Va bene. Ah, forse vuol dire che possiamo dar fuoco alle piante. Vediamo un po'. Ma sai che mi sa di no, eh? Vediamo se funziona. Questo no. Questo nemmeno. Basta, no. Sono immortali. E io dove cazzo dovrei passare allora? Qua? Vai, vediamo un po'. Bastarda. Ah, ok. Dove dobbiamo portare quelle sfere rosse. I piripicchi. E uno a posto. E due. Per il lato. Ok. Ma scusami, fammi andare avanti, ok. I messaggi conviene tornare solo quando le avremo tutte e tre. Ora ne abbiamo una. No, non mi fa salire. Ora qua. L'acqua l'abbiamo al massimo. Sembra di giocare a Fray of Fear. Non. Sì, ricorda il livello delle paludi, però questo è molto meno scorretto di Cry of Fear. È fatto leggermente meglio, guarda. Non ti si fotte il gioco a caso con questo. Nuova contro Dietro carica le e piante salva la partita. immortali. Carica e salva la partita. Ok. Oh, eccone un'altra.
Una runa tiki. Vediamo se riusciamo ad andare a prendere la terza. Ha agganciato male il coso e sta andando storta. Va bene. Puoi scendere col tempo, grazie. Possiamo andare anche là dentro. Quel cazzo! Scusami. Carica e salva la partita. Non voglio rifarmi il giro. Carica e salva la partita. Che c'è qua dentro? Io qua possiamo risalire. No, scendi, scendi. Scendi! Che c'è? Perché c'è una cucina e robe? Che ci abita qua? Cosa cazzo stiamo trovando? Dove... E siamo passati a dover cercare quelle tre pietre? Attenzione di sotto! Non ho visto! Non ho visto! A parte cosa sta succedendo? Che succede? Eh no. E dove dobbiamo andare? Che cazzo era? No, ma io voglio sapere cosa succede se prendiamo tutte e tre le sfere tiki. A parte che... Che arma... Cosa che ci ha dato esattamente? Ci ha dato niente. Carica e salva. Salvo e ricarico la partita precedente perché non ho capito che oggetto abbiamo preso. Poi ritorniamo subito lì. Dai, mamma donna. Carica e salva la partita. A parlare in inglese, sì, c'è sto problema qua. Allora, io l'ho dovuto patchare per averlo in italiano perché per qualche motivo non mi ha preso l'italiano. L'ho patchato e l'ho messo l'italiano. Ah, ok, l'ho tipo spallaccio quanto destro, boh, non so. Comunque sì, ogni tanto si perde e parla in inglese di nuovo, completamente a caso. Ah, giusto questo problemino qua, per il resto va abbastanza bene. Qui completamente random, appunto, lo fa. Che praticamente tutto il gioco è doppiato in realtà. O poi magari era così anche originale senza patch, eh? Magari ha fatto solo col culo l'adattamento. Gestita male. Ok, allora. Torniamo là e così capiamo se riusciamo a prendere la terza sfera e vediamo che succede. Tanto, l'ultimo quarto d'ora oggi... E poi staccherò a meno di roba importante che stiamo facendo qua. Allora, risalvo. Carica e salva la partita. Carica. Vediamo un po' se mi fa pendere, innanzi. No, però mi fa almeno controlli. Salire. Ok. Vedete, non è neanche così male la platform, porco Dio. Oh, elogiando e mi ha fatto smentire subito. Ok. Oh. Abbiamo preso la terza. Andiamo a vedere che cazzo servono queste rune tiki. È sparita la musica o sbaglio? No, allora no, aspetta, no, l'avete visto che mi ha spinto un muro visibile? Ah, una runa tiki guffata.
Manco un altro, esatto. Proviamo. Penso di farci nuovamente il giro per la quarta volta. Non ci servono le cure che siamo al massimo. Ok, queste sono munizioni, perfetto. Con molta calma, scendi per cortesia. No, non ti ho detto di prendere le armi, ti ho detto di scendere. Allora. Una. Che sono i tenori? Tenori sardi? Metti la terza per cortesia. L'ho presa. Ok. Il muro invisibile ha fatto. Sì. Cosa cazzo è? È un corno? Cosa ce ne facciamo? Un corno della prestigiazione. Ne ho sentito parlare. Ma esiste sta parola? È la prestigiazione del mago. Non mago forest, l'altro. No, Mago Forest, la prestidigitazione. Salvo perché voglio provarlo, però non voglio sprecare le munizioni. Ah, intanto abbiamo. Vabbè, questo è il cannone dello stronzone, del boss. Il corno a cosa serve? Oddio! Oddio! Facciamo spawnare le zanzare! Adesso, per darvi contesto, se non conoscete il gioco, queste qua è dall'inizio del gioco che rompono i coglioni a noi e ci attaccano in continuazione. C'è anche. Abbiamo trovato anche due boss zanzare giganti che le facevamo spawnare e ci attaccavano. Ok. Interessante che ti faccia spawnare Carica i e nemici salva che però li tutti. puoi usare tu. Tipo Half-Life, nel primo, che c'è quell'arma gigante che spara gli insettini che attaccano gli altri. Di Silvano il mago di Milano, esatto. Ok, interessante. Speriamo che facciano. Diano fastidio come danno fastidio a noi con le zanzare. Allora. Ora il problema è: come cazzo torniamo indietro? Da qua? Questo alto? La foglia, forse? Quasi. Se rimaniamo incastrati qua. In realtà era tutta una trappola per farti fottere il gioco. Riproviamo. Quasi. E da qua non mi è sembrato che ci facesse a prendere. Eh no. Non ci arriviamo. Quindi che si fa? Ah, aspetta, forse banalmente qua. No. Va bene. La cosa delle zanzare mi dà la conferma che questo sia effettivamente un simulatore di normale gita sul Ticino in estate. Esatto. A posto. Perfetto, siamo in Lombardia in sto gioco. Siamo nel futuro in Lombardia. Quando sono tornate le paludi bonificate. Oh, ce l'ho fatta. Salviamo. Carica E e salva. andiamo avanti. La zattera, ecco cosa devo fare. Sto dimenticando. Azza zero. Io salto da qua. Vabbè, a parte farmi malissimo. Vediamo un po'. Magari riusciamo ad andarcene via da sta palude del cazzo. Tralasciando il fatto che palesemente c'è un mostrone enorme sott'acqua, visto il casino che c'era prima.
Sicuramente sarà il boss di quest'area. Driftando con la zattera, sta tutta dritta, però drifta. Che cazzo è? Ecco, e infatti. The Skynbird. Sì, ma come dovrebbe funzionare esattamente? Io co da cosa mi devo difendere? Da loro o da quello? Ok, sembra si sia buggato, quindi approfittiamone per ragionare. Lui ci attacca con quello, ma credo che dovremmo sparargli. Ok. Prima il tentacolo. Però. Ok, approfittiamo del fatto davvero che è buggato. Proviamo tutte le armi, vediamo quale fa più danno. E non so perché gli sia arrivato il colpo elettrico. Non frega niente, se è buggato e ne stiamo approfittando, si fotta. Me lo finiamo in fretta. Doppia Uzi, vediamo come si comporta. Ok, li abbiamo fatto fuori tutte le tentacolini. Si è sbuggato. E se lo attaccassimo in modo diretto adesso, che fa? Possibilmente con lo scudo, evitiamo di farci male. Farà male comunque. No, perfetto. Però mi sa l'unico modo per fare il danno. Ahia, esatto. È quello lì. Quando scaricano cose elettriche. Non ho capito. Quando è che lo fa? Però mi sa ci ammazza. Eh sì. Ah, ma sono tipo a tempo. Ok. Dobbiamo starci lontani. Poi anche sto coso è ispirato un po' a Crash. Cos'era? Non Tiki, era. Cazzo era che si nascondeva dietro a quei pilastri di pietra che girano. Oddio, ho appena visto una pubblicità della PlayStation con Barama Yonki. Cosa? Che pubblicità è? Ah, intanto siamo sopravvissuti. Sembra che ce ne siamo andati via dalla palude, perlomeno. Il gioco dovrebbe aver salvato in automatico. Nel dubbio. Starting Billy Goat's Gruff. Ecco, l'unica cosa bruttina è che i nomi dei posti sono soltanto nei salvataggi. Non ti mette un titolo su schermo appena arrivi nelle aree. Oh, bastardo, piano! Ah, palesemente qua dietro c'è qualcosa di segreto, vista la sagoma. Non riesco a fare niente. Morti, vabbè. Mi carica. Allora. Tanto capiamo come si ricarica la spada di fuoco, che non ho capito. Questa è quella normale, e va bene. Ah, uno è morto con la pianta, ottimo. Uno è già più facile da gestire. Forse non abbiamo abbastanza acqua.
Merda, allora ci può parare davvero i culi. Basta. Naki, il regalo perfetto se sei il cocco della nonna. Comunque, Dingo Dali Crash 3. Esatto, sì. Facciamo una roba, sfruttiamo sta pianta qua. Facciamolo mangiare. Perfetto. Allora. Ah no, era solo fatto male il muro, ok. Oh, faccio anche l'acqua così ci curiamo un altro po'. Perfetto, salvo. Carica, carica e salva la partita. Carica e salva la partita. Sti così no. Aspetta, che cosa sono sti dubbi rossi? Vabbè, ci sono passato sopra, tanto adesso ricarico. Che cazzo sono questi? Sono bacelli delle piante grandi? Un'altra roba. Che cazzo dobbiamo andare adesso? Perché? In acqua sicuramente anneghiamo. Penso. Non mi sembra ci sia roba dover appiccarsi. Qui in giro. Ma non è che dobbiamo andare in acqua davvero? Carica e salva. Allora, non mi sembra che si possano usare come corde questi così qua. Proviamo, ma non mi sembra. Infatti. Ah no, possiamo andare in acqua. Ok. Non ci trascina nemmeno la corrente. E voglio arrivare fin lassù, che ci vuole la roba segreta. Magari un'arma nuova. Ah, che sali? Ok. Ah, va bene, quindi dopo che siamo stati in acqua, la spada ha ripreso fuoco. Ok, gioco. Mamma mia, qua deve essere un bordello di platforming. Aspetta. Aspettano tanti momenti divertenti e emozionanti. Ah, una pozione quella roba dorata. Chissà che cazzo serve. Vediamo con lo spieghi, beh. E qua per ora conosciamo solo le pozioni di cura, che sono rosse. Quelle blu, che sono per curarti e riempirti di acqua. Questa è dorata. Diventi mortale. Un cerchio di protezione. Questo li terrà a distanza di sicurezza. Più o meno, sì. Ok, mortalità temporanea. Aspetta un attimo, guarda il telefono. Tanto direi farne altri 10 minuti, dai. 10 minuti e un quarto d'ora. E più che altro guardo perché stasera dovrei uscire, quindi per vedere aggiornamenti. Se mi hanno scritti. Sembra di no. Ok. Allora, riprendiamo. Carica e salva la partita. Perché oggi ho anticipato perché appunto vado a fare dopo. Poi datemi anche un feedback eventualmente se vi sembra più appetibile come orario dalle 17 alle 19. Oh, c'è anche una pozza della cura lì. E come cazzo ci arrivo? Dovrei saltare qui? Comunque dicevo, datemi un feedback se per voi è preferibile dalle 17 alle 19 piuttosto che dalle 18.30 alle 20.30 la domenica. Giusto come feedback. Anche chi è in past se ha voglia di svelarsi e di scrivere. Tanto penso che mi arrivi la notifica se scrivete poi in past. Dimmi un parere, please.
così mi regolo di conseguenza. E se io voglio salire qua, perché non me lo puoi fare? Ah, c'è un'altra runa Piki. Va bene. Quindi dobbiamo trovare ancora queste cazzo di pietre. Qua ci darà munizioni per i lanciassettini. Minchia, che culo. Al pelo. Ah no, ok, ne basta una. Ok, questo è stato abbastanza easy. Perfetto. Bobba, dai. A parte che io praticamente non sto usando niente del gioco. Sono soltanto la spada col fuoco. Nonostante siamo pieni di armi fino ai denti. Magari conviene tenerle per i boss, visto che poco fa abbiamo usato tutte le munizioni delle Uzi. In ogni caso. A volte ci sono a quest'ora, a volte esco. Ok. Grazie per il feedback, Yuse. Absurdus. Salviamo. Basta. Mi sa che possiamo anche andare. Quello, ci stiamo ben lontani. A meno che va a 300 metri di distanza di gittata quel tentacolo. Ok, questi sono intangibili. Facciamo fuori subito la pianta. Ok. Ho capito, mi fai le finte. Bastardo, c'è un'altra. Come cazzo saltano poi? Oddio, sono bugati. Ok, uno a posto. Fino ad andare direttamente sulla pianta adesso di che c'è quello lì. Mori. Vabbè. Balestra. E almeno ci togliamo la pianta da lì. Ok. Ok, forse abbiamo fatto pure anche lui. Allora, la statua Icky è da quella parte, ma non ci fa andare. Guarda qua. Magari io preferisco dalle 17. Tendenzialmente sono più si va sul tardi, meno il tempo che riesco a passare su Twitch. Ok. Grazie anche a te per il feedback, Al. Così valuto un po'. Se vedo che comunque la maggioranza preferisce questo orario, mi sposto su questo semplicemente. Da me costa poco, la domenica sono abbastanza libero di solito. A parte rari casi, direi, però. Ok. Carica e salva la L'albo. partita. Carica e salva la Beh, partita. magari riusciamo a finire sta zona prima che stacco. Vieni, 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 vieni. Dai che lo piglia, dai che lo piglia. Perfetto. Allora. Ok. Non me ne ero manco accorto. Mi sembrava una tanica di benzina del lanciafiamme. Ho per dire, dove la troviamo la runa però qua? Ok. Dimmi che è l'ultimo.
Non mi sembra ci sia altro. La Madonna! Salva perché non so come finisce qua. E salva la partita. Mi sa ci ammazza lanciarci così. Andiamo un po'. Eh sì. Sbrigati. Carica. È molto calma. E se io li supero? Ah no, ok. Che si fa? Sei sicura? Mi sa, è abbastanza sicura di spaccarsi la testa in acqua. Sicuramente. Non si è fatta nulla. Non ha le dita rotte, le dita della mano. No, no, no. Perfetto. Tipo, i guai sono in francese, tipo. Che è? Ah. Finisce malissimo, eh. Che cazzo è quel coso dietro? Chi era? Ma è uno degli insetti di... Men in Black, che cazzo è? Con gli occhiali, poi. Era, stava perché. Ehi là, carina. E il... i dread. Era. Ah, ti sei svegliata, finalmente. Tu sei Groove. Ehi, aspetta un attimo. Non sarai mica qui per... È mio, ti dico. Appartiene a me. A me. Oh, sei scaltro tu, non è vero? Arrivi sempre quando mi appisolo per prendere il mio. Ti ha mandato lui. Parla. Non te lo rubo il fumo, tranquillo. No, mi manda Otto. Ah, beh. Allora è tutta un'altra faccenda. Non ho molta compagnia qui, a parte quel bastardo che cerca sempre di prendere il mio. Allora. Stai calmo. Cosa posso fare per te? Stai molto calmo. Sto cercando il cuore dei noi. Otto mi ha detto che tu sai dove lo posso trovare. Otto, il cuore mio. Oh, wow, piccola. Prego, è un po' troppo. La mia gente primo sta subendo un attacco, no? E tutto quello che so è che il cuore può in qualche il modo. Cosa cazzo ho appena detto? Oltre a salvarvi, ragazzina. Uff, devi aiutarmi. Quindi? Giusto, una tiratina prima di rispondere. Ok, allora sei nel posto giusto. Il pianeta non è quello che sembra. L'acqua di Eden vi ha resi immortali, ma non sapete perché. Il pianeta stesso è vivo, sì, e potente, sì, doppiaggio oltre ogni immaginazione. Ha dormito per un'eternità nell'attesa che uno spirito puro lo risvegliasse da quel sonno. Il cuore dei noi è il nucleo del pianeta. Se barrerai da lui, avrai tutto il potere che il pianeta possiede. Ma non sarà facile attingere al potere del cuore, sorella. Dovrai cimentarti nelle quattro prove dei noi. Il vento dello spirito, l'acqua della purezza, la santità del sangue e il ponte della ragione. Potresti farcela, però. Si vede che hai fegato. Non avresti una sorella. Ma allora! Mi sa che vuoi andare adesso, vero? Vieni. Ecco come ci arriverà, signorina. Un biglietto di sola andata. Tieni d'occhio i portali come questo. Potrebbero salvare il tuo bel fondo schiena. Adesso vai. Tu, cazzo è? Lo usi quello? Hai messo gli occhi sulla mia mitragliatrice. Non puoi prenderti la mia roba. Ok, proprio perché sei tu, puoi prendere. Grazie dell'aiuto. Ma deciditi, leggermente bipolare. Salutami noi.
Quindi un'entità a noi, effettivamente, che sta al centro della Terra, di questo pianeta. Boh. Tanta roba insieme adesso. I mali sono uguali se sono estremiti. Ma porco. Vai. Altra tuta sobria. Vai così, gioco. Signori di Twitch, non lo decido io. Non era previsto. Vai. Anche perché poi fai così. No, nel senso. Scusate. Allora, direi di salvare qua. Che per oggi abbiamo fatto abbastanza. Noi cimitero si chiama la zona. Ok. Credo che non ringrazia. Ok, passiamo. Piano di scena. Ok. Mi sposto. No, vado andando al bedate. Allora, recupero un attimo i messaggi. Io vedo cascate in un videogioco. Sempre io penso alla sfida del pelo dell'elefante. Perché non me la ricordo? Cos'era? Doppiaggio degno di Kingsfield 10 su 10. Sì, esatto. No, ma poi si sovrappongono, dicono cazzate. Tu non hai sentito? Recuperati i past delle altre live. C'è la gente che parla. Ehi, benvenuta! Praticamente è il livello del doppiaggio di Hitman. Quindi, se conosci Hitman, il livello di doppiaggio che hanno con tutte le voci, eccetera, sono tre doppiatori, tre, forse quattro. E modificano le voci tra loro e sempre quello è. Disney Tarzan, ok. Ok, ora ti ho capito. Ce l'ho. No, ce l'ho qua. No, anche quello per più qui. Non mi ricordo se l'ho mai finito, però. C'ho anche un altro gioco della Disney che potenzialmente potremmo portare per ridere più avanti. Non riesco più a mettere. Eccolo. Arravante fiero. Guarda. Eh? È un merdaio sto gioco. È impossibile. Non so perché l'abbiamo concepito. Ero un nabbo assurdo io da piccolo. Ero completamente incapace di giocarlo. Oppure boh. Pure Tarzan. Con il ghepardo. Impossibile da piccolo. Ma probabilmente ero incapace io, appunto. Ok, direi che per oggi abbiamo fatto le nostre 2 orette, siamo portati molto avanti col gioco. Spammo un'altra volta il gruppo Telegram, sempre Picking Past, buttate follow, seguitemi che tanto si continua. Copia. Riesco. Facciamo tutti i giri sbagliati. Eccolo qua. Ok, quindi seguitemi sul canale Telegram che do tutti gli aggiornamenti possibili e immaginabili, anche quando ci sono problemi, soprattutto oggi che è saltato internet completamente a caso. Ci vediamo prossimamente. Perché appunto questa settimana mercoledì non so se ci sono, non so se faccio live domani, ci sono molto probabilmente venerdì sera. Vi faccio sapere anche lì, perché dovrei tornare. Sì, ho visto, grazie Absurdius. Era per chi è in pasta più che altro. Dicevo, venerdì devo tornare venerdì, eventualmente, quindi vi dico se ci sono poi la notte. Però domenica prossima ci sono sicuro comunque. O meglio, ci sarò in live, dobbiamo capire dove, perché potenzialmente potrebbe esserci Robina, potrebbero esserci. Vi faccio sapere comunque, seguitemi proprio per avere aggiornamenti. Grazie di essere passati, spero che vi siate divertiti per oggi. Buona serata, ragazzi. Buona domenica, ciao.